Nel mirino il Market Pro Shop di Via dei Mille e la pasticceria gelateria di Mariela Cascio in Via 11 Maggio. Il primo colpo è stato perpetrato intorno alle 13:45. Due giovani, dopo aver scardinato la saracinesca, sono entrati nel locale di Via dei Mille, per nulla intimoriti dalla presenza delle telecamere. Una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa, impossessandosi di pochi spiccioli. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza di cui è dotato il market, che nel giro di 20 giorni è stato visitato due volte. Due furti nell'arco di 20 giorni, la situazione comincia ad essere un po' pesante e preoccupante soprattutto. Sì, perché pure viene la voglia pure di mollare tutto e andarsene pure via, pure dall'Italia, perché uno lavora esasperato, già lo Stato ci opprime. In più noi come delle piccole formiche cerchiamo di costruire e veniamo sistematicamente ogni giorno calpestate. E diciamo lo sconforto e ti fa passare pure l'entusiasmo e la voglia di fare. Siamo qui alla mercé e con la massima solidarietà pure da parte delle forze dell'ordine, che vedo che si impegnano notte e giorno e che poi questi individui vengono tranquillamente liberati il giorno dopo. E con rammarico pure di loro. Ieri quando sono venuti i carabinieri proprio mi hanno trattato come un fratello. La massima solidarietà, dice, purtroppo anche noi abbiamo le mani legate, dice, noi andiamo, li prendiamo, il giorno dopo sono nuovamente per la città a fare nuovamente danni, qua tutta la zona, non si è salvato nessuno, tutti i commercianti, abbiamo fatto pure un gruppo su WhatsApp, però tutto questo non serve a nulla proprio, non ho cosa aggiungere. Siete molto sfiduciati. Sì, proprio sfiduciati. Il periodo, la crisi, è come se non bastasse pure questa gentaglia che va facendo danni. Perché qua oltre il furto la beffa, cioè ti fa più danni del furto stesso. In via 11 Maggio invece i ladri sono entrati in azione attorno alle 23:30. Hanno forzato la porta d'ingresso mandando in frantumi il vetro, poi hanno ripulito il registratore di cassa. Portato a compimento il loro progetto, sono fuggiti riuscendo a fare perdere le proprie tracce.